Prova. Buonasera, benvenuti qui in Triennale, vi do il benvenuto a nome dell'AFIP e di Giovanni Gastel, il Presidente, che al momento è a Parigi. Ho il piacere e l'onore di introdurre la lezione di stasera di Silvia Lelli e Roberto Masotti, lezione con cui iniziamo un percorso attraverso un percorso che analizzerà un po' il rapporto della fotografia con le varie arti come teatro, cinema e arte contemporanea. Iniziamo appunto stasera con il teatro, continueremo poi il 9 giugno con Luca Bigazzi, direttore della fotografia, e chiuderemo poi il 14 di luglio con Vanessa Beecroft. Non aggiungo altro e passo direttamente la parola ai nostri due relatori di questa sera. Grazie mille. Un po' su, un po' giù, non lo so, vedremo. Comunque, buonasera, adesso vi saluto in piedi così vi vedo bene tutti in faccia. Ma prima di tutto volevo ringraziare AFIP per questo invito, perché il genere di fotografia che noi frequentiamo da molto tempo è un genere un po' di nicchia, di solito viene tenuto un pochettino da parte. E questo invito da parte di AFIP invece ci permette di parlare di fotografia di spettacolo, delle performing arts, e quindi vi costringeremo a stare qui un pochettino. Si è molto discusso, tutta la settimana l'abbiamo passata a discutere io e Roberto su che cosa mettere e che cosa non mettere, perché questo è troppo, l'altro no, questo sì, questo no. Per fortuna che Marco Borrelli, che vi presento, che è un talentuoso giovane fotografo, e trova sempre una sintesi di tutto e una buona mediazione fra entrambi, per cui abbiamo c'è un programma di immagini che di parlato che comunque andrà avanti almeno un'ora e mezza, speriamo di non sforare molto di più. Roberto dice che arriveremo alle 9, questo lo vedremo. Passo la parola adesso a Roberto perché lui è più vecchio, quindi inizia lui. Grazie per il passaggio. Mi alzo in piedi anch'io per un attimo, però si copre l'immagine. Allora, la nostra storia, perché a un certo punto, essendo più vecchio, ho cominciato prima io, però Silvia mi ha raggiunto dopo pochi anni. C'è da dire che il nostro sodalizio di vita era già cominciato e a un certo punto, mentre mi ero trasferito a Firenze per studiare Industrial Design, ho cominciato a seguire dei concerti e, come si vede, ho cominciato a seguire concerti al Comunale di Bologna, al Metastasio di Prato, e i concerti erano specificatamente jazz, non solo, ma anche rock. Qui vediamo per esempio Ornette Coleman. C'è da dire che, vedete questo formato quadrato, avevo preso in prestito la Rolleiflex da mio padre e quindi ho cominciato con una macchina già, forse al tempo la più adatta per queste vicende di fotografie di spettacolo, perché in quanto anche molto silenziosa. Qui vedete Keith Jarrett alla sua prima apparizione europea con un proprio trio, durante l'avventura devisiana.
Questo è Charles Mingus, questa non è una foto con la Rolleiflex ma con il 24-36. Questo è Charles Mingus, l'ho già detto. Questo è il gruppo di Herbie Mann. Come vedete, l'approccio alla fotografia, quella che molti chiamano fotografia jazz, che io credo proprio non esista, è molto semplice, però già da questa qui per esempio si può vedere una certa un certo rigore a voler mostrare un gruppo, per esempio, e non attaccarsi sempre al solito faccione del musicista in azione. Questo era favorito anche dal mezzo, una macchina con un solo obiettivo, eccetera. Andiamo avanti. Ecco, per esempio, quindi i caratteri, questa è la sala Bossi della, quella precedente era il Metastasio di Prato, questa è la sala Bossi del Conservatorio di Bologna, un gruppo di Detroit Free Jazz Group. Il sassofonista lasciò la vita molto poco dopo. Alla batteria c'è un giovanissimo Don Moyer, che sarebbe stato e che era già, penso, anche all'Art Ensemble di Chicago. E anche qui vedete che c'è questo rapporto con l'ambiente, queste magnifiche canne d'organo che fanno da scenario, da scenografia e così via. Questo invece è Firenze, lo Space Electronic, questi sono i Kennedy Heat, rock. Questa era anche, c'è da dire, la musica che io volevo ascoltare, cioè non è che in questo caso potete pensare che non c'era nessuna commissione, sono le mie prime fotografie e quindi sceglievo io che cosa esattamente cosa andare a fotografare. Ecco, adesso passo alla... stiamo parlando proprio dei primi anni, abbiamo fatto una storia così forse simpatica anche per noi, abbiamo ritrovato immagini che da tempo non guardavamo. In quegli anni Roberto era a Firenze che frequentava Industrial Design, io sono arrivata poco dopo iscritta ad architettura. Ho imparato a fotografare preparando gli esami di architettura, perché la documentazione, io mi sono laureata in urbanistica, la documentazione sul territorio andava fatta fotograficamente, e così mi sono comprata la prima macchina, mi ricordo una conica usata, e con quella ho cominciato. Ma nello stesso tempo però io fin dalle medie, diciamo, seguivo molto il teatro. E così anche all'università a Firenze seguivo vari spettacoli, finché un amico mi ha presentato al CUT, che è il Centro Universitario Teatrale. Il Centro Universitario Teatrale era di fatto il gruppo teatrale dell'università. Io sono entrata in questo gruppo, ho messo questa foto che è molto simpatica, perché fra l'altro alcuni degli attori al centro sono poi stati al Piccolo Teatro. Dietro con gli occhialini si vede un Maurizio Balò, che poi è diventato uno famosissimo scenografo nel campo della lirica. Io sono la prima a sinistra, se non si fosse capito, e quindi all'interno del gruppo ho cominciato poi a fotografare anche, a fare io stessa le foto al mio gruppo, e così anche, ecco qui questa cosa mi sono concessa, sono io, questa foto non l'avevamo mai vista prima, vai avanti, poi ecco questa è la prima foto, una delle prime immagini che io ho fatto a questo gruppo teatrale. Guarda, il primo a sinistra, per esempio, Luca Biagini, è un famosissimo doppiatore. Da Firenze poi, dove abbiamo finito di studiare entrambi, ci siamo spostati a Bologna e poi su Milano, perché Roberto aveva cominciato a lavorare con alcune case discografiche. E in quel periodo naturalmente non c'era possibilità di inviare il materiale come si fa ora, e quindi abbiamo deciso di fare questo spostamento su Milano, e a Milano le prime cose che abbiamo fotografato sono iniziate col Parco Lambro.
quindi parlo degli anni 1974, 75, 76. Fra l'altro, diciamo, fotografavamo un po', diciamo, sono reportage quelli, le immagini di questo tipo, però mettavamo già, magari riconoscevamo già e conoscevamo già Yara, vedete c'è Patrizio Fariselli in questa foto con la moglie, quindi e Aresta Volazzi. Ecco, questa è una foto di Roberto che poi è stata molto pubblicata, la vedremo più avanti in una, nelle copertine della rivista Gong. Diciamo che queste immagini ricordano un po' Woodstock, per noi sono state veramente... fotografare all'Ambro è stata una grande esperienza, devo dire, sotto tutti i punti di vista. Non avevamo, come diceva prima Roberto, delle commissioni precise. Tutto quello che facevamo nel campo dello spettacolo era le scelte degli spettacoli che andavamo a fotografare, le scelte dei concerti, essere all'Ambro, erano tutte scelte nostre, e poi cercavamo di vendere le foto, e per fortuna c'erano alcune riviste specializzate. Ma su questa, per esempio, ci potremmo già sorridere, ma c'era anche il fatto che per esempio il Parco Lambro dava per noi, che abbiamo visto poi molte altre foto di altri autori, eccetera, era fondamentalmente quello che era il festival della del proletariato giovanile, eccetera, però era una cosa che era incentrata sulla musica, era un fatto sociale di una portata allora impensabile, però tutta questa poca considerazione per quanto avveniva sul palco ci ha stupito negli anni a seguire. Noi fondamentalmente almeno ci dividevamo da palco e attorno a quello che accadeva nei dintorni. Ci fu addirittura, questo per esempio è una vista dal palcoscenico, e questa è Napoli Centrale, questo è la premiata Forneria Marconi, Franz Di Cioccio che ha un rapporto con la batteria, mentre Francone Musside lo guarda stupito, cioè il che cosa, e sottolineo ancora la parola palco, perché questo era un modo necessariamente di stare sul palco per cogliere quei momenti che non avrebbero potuto essere colti da così da una distanza che si inframmetteva fra l'azione e la ripresa, cioè la necessità era di essere proprio diciamo così nel mezzo dell'azione. Per terminare il piccolo racconto sul Parco Lambro, questa cioè la dice lunga, perché questo fu l'atto conclusivo del Parco Lambro del 76, quando la modella Doniel Luna danzò dopo una jam session dove c'erano Don Cherry, musicisti incredibili, e ci fu questa danza all'alba così liberatoria in mezzo a questi campi pieni di rugiada, di umido, eccetera, tant'è che noi con Riccardo Sgarbi, che allora lavorava alla Cramps, andammo poi di lì a mezz'ora, un'ora, a fare colazione al Bar Basso, perché che il Parco Lambro, il Bar Basso, eccetera. Questo è un altro passaggio che dice dell'utilizzo anche a un tempo molto lontano dagli avvenimenti del materiale. Qui c'è un discorso che poi forse vorrebbe fare anche... Intanto è un libro che è uscito quest'anno, Stratos e Area, e qui abbiamo proprio messo alcune immagini per far capire anche ai giovani, che ne vedo tanti, come...
Noi lavoravamo, spesso ci è stato mandato, ma voi vi rendevate conto che quello che stavate facendo poteva poi diventare importante nel tempo, costituire un archivio importante? Beh, io dico sì, non forse come ce ne rendiamo conto adesso, però noi lavoravamo proprio in questo senso. Non lavoravamo su commissione tante volte proprio per riuscire ad andare a fotografare quello che noi volevamo, quello che sceglievamo, quello che ritenevamo fosse giusto in quel momento, perché non erano magari le cose più conosciute, però era la musica che sicuramente avrebbe, sarebbe rimasta. E così il rapporto con alcuni, col gruppo degli ARE è stato un rapporto importante di amicizia sicuramente, e quindi abbiamo potuto allora fare foto che forse adesso sarebbe anche difficile avere un rapporto di questo tipo con un gruppo pop rock, però ecco, vedete, Demetrio, questo per chi lo può ricordare, è stata fatta durante l'esperienza del treno di Cage. E quindi a distanza di tanti anni, quest'anno abbiamo ripreso tutto il materiale fatto sugli ARE e abbiamo costruito questo libro. Questo, ecco, per dirvi, quando parlo di fotografia di spettacolo mi piace parlare e farvi capire che erano un po' tutti i generi dello spettacolo, compresa la performing arts. Qui siamo alla settimana della performance a Bologna, e Demetrio, che ormai si stava così diciamo staccando dal gruppo, faceva azioni di questo tipo, quindi io l'avevo seguito a Bologna. Diciamo che seguivamo questi artisti non con difficoltà, con facilità, e c'era forse più facilità di adesso ad avere permessi per fotografarli, che questo è un altro problema, ma poi magari sì, lo possiamo accennare dopo. C'era anche una relazione però appunto con le case discografiche, gli ARE, era perché anche io lavoravo per la Cramps e ho fatto molti reportage in studio con gli artisti che hanno inciso la Cramps, non solo gli ARE, ma Finardi, Arti Mestieri, e poi tutti quelli della musica contemporanea che pubblicavano per le collane di Verso e Nova Musica. Ma questo per dire che c'era un rapporto con le case discografiche e c'era un rapporto con l'editoria, cioè il trasferimento a Milano da Bologna, perché c'è stata una fra Firenze e Milano, c'è stata anche un qualche anno a Bologna, era proprio per il fatto che qui c'era il qualcosa che accadeva a livello editoriale e a livello discografico. Non si poteva fare allora i pendolari, o era estremamente difficoltoso, cioè non sarebbe stato possibile gestire tutta, diciamo, una serie di relazioni, di rapporti stando. Oggi sicuramente sarebbe forse più agevole con tutte con altri problemi. Ecco, continuava questo discorso appunto anche qui, in questo tipo di fotografia dà l'impressione anche di quello che accadeva all'epoca. Questo è un celebre concerto al Teatro Uomo, dove appunto la decisione era di stare sul palco, di raffigurare, anche di comprendere il pubblico, per esempio. Questa è una cosa che abbiamo sempre cercato di fare e che ritroveremo in altre foto: comprendere il pubblico e cercare di comprendere anche lo spazio teatrale, lo vediamo dopo. Quindi la realizzazione, in ogni caso, anche allora queste cose le si facevano perché tu eri accettato, cioè potevi stare su un palco, cioè i musicisti ti conoscevano e ti permettevano di fare questo, altrimenti non sarebbe stato così semplice. Questo testimonia. Qui c'è ci sarebbe un aneddoto che però ci porterebbe fuori troppo tempo. Questa foto è un caso in cui avevo dimenticato di averle fatte. In un rapporto riattivato con la Cramps di adesso, eccetera, eccetera, a un certo punto saltano fuori delle diapositive.
E io dico no, ma questo non è materiale che ho fatto io. E loro mi fanno, dice, guarda che in tutte quelle di questo tipo c'è il tuo timbro sul telaino. Al che ho dovuto ricostruire che era uno di quei servizi, pochissimi per fortuna, che per una fretta magari editoriale, per un'urgenza così, erano stati consegnati proprio in toto, no? Allora c'erano personaggi, anche fotografi, che consegnavano addirittura i rullini, no? Quello che un po' ogni tanto si scherza, ci sono i fotografi che consegnano le schede, no? Le smart card le consegnano e dice fate un po' voi. A questo punto io avevo dato queste foto e quindi le ho ritrovate e avevo cancellato dalla memoria, non avendole mai rincontrate nel nostro archivio, avevo cancellato dalla memoria di aver fatto questo servizio fotografico, fatto credo fuori vicino all'orto mercato con un pullino di Tofani, di quelli da viaggi, no? Non aveva le decorazioni hippie, ma poco ci mancava. Ecco, qui questo inizia una serie piccolissima di copertine, perché nel in quegli anni lì nasce una rivista per noi, per me e per noi fondamentale, che è Gong, che mescolava, diciamo, cultura giovanile e soprattutto musica, ma non disdegnava, aveva rubriche di cinema, rubriche di queste. Ecco, vedete per esempio quella fotografia che abbiamo visto prima, come veniva usata in una copertina. Questa rivista, fra l'altro, aveva la fortuna di avere una redazione molto compatta con personaggi che sarebbero poi diventati anche molto, molto famosi, e di cui Roberto Gatti, qui in prima fila, era parte, con Riccardo Bertoncelli, con Franco Bolelli, con questa per esempio racconta di una piccola storia, perché noi cominciamo prima di Gong con la rivista Muzak, con Jaime Pintor e Antonino Tolucci Ferrara, che è quello sulla destra, Peppo Del Conte, che appunto riporta la rivista, io sono quello di sinistra, e poi dietro ci sono Giacomo Pellicciotti, che ha collaborato per anni con la Repubblica e tuttora collabora, e Riccardo Bertoncelli, che è quello che fu notoriamente sbeffeggiato da amorevolmente da Guccini nella canzone Avvelenata. Ci sarà sempre un Bertoncelli, un prete a sparare cazzate, quella cosa lì. Nel frattempo un'altra, forse la prima avventura su base milanese, era stata quella con la BlaBlaBla Records, per cui incidevano Franco Battiato, che vediamo fra un attimo, ma e gli Actuala di Walter Maioli, che ospitava anche un giovane Daniele Cavallanti. Poi per esempio Camisasca, che è stato spesso associato a Franco Battiato, e qui vediamo delle foto per esempio che avevo realizzato a Bologna, perché a Bologna si realizzò un servizio fotografico su Battiato e Camisasca, in cui Battiato era totalmente a disposizione, facevamo delle cose incredibili, addirittura organizzando un concerto apposta per fare delle fotografie, cose assolutamente impensabili oggi, in una galleria d'arte, molto complici. Queste sono le fotografie, per esempio quella di Battiato appoggiato alla tastiera, ce l'ho su qualche disco, in cui mi dice grazie per Mento sul piano, e mi fece una dedica, e era il tipo di cose che si facevano anche in un ambito che non era pop rock, ma allora una casa discografica come la BlaBla era un qualcosa di avanguardia, cioè sì, una sorta di
di progressiva all'interno della musica leggera, che allora si poteva chiamare ancora così, si potrebbe dire. Poi, per esempio, questa, che con l'abile cura grafica di Francesco Messina è diventata una copertina piuttosto iconica, Battiato in questo caso e nelle seguenti è stato fotografato in studio, e poi si appunto, come allora, diciamo così, c'era questa relazione magari anche complice con grafici, in questo caso Francesco Messina, ma con Gong, per esempio, un grafico che è stato strepitoso, Mario Convertino, con cui abbiamo diviso un sacco di esperienze, va detto, il lavoro con un grafico molto abile serve, come con un art director come Gianni Sassi della Cramps Records, serve molto a valorizzare il materiale, cioè è un qualche cosa che fa in modo che tu quello che tu produci finisca non solo in buone mani, ma venga addirittura lanciato, insomma, in qualche modo. Ecco, questo qui per esempio è un classico modo dell'art director Gianni Sassi di incastonare una fotografia attraverso il ritaglio, la Polaroid o la finta Polaroid. In quel periodo, adesso per esempio ho visto che Finardi sta festeggiando i 40 anni di Sugo proprio e di radio, si chiama Viva la Radio, Viva la Radio, e saltano fuori un sacco di immagini dell'epoca, perché io ho seguito proprio la lavorazione di quel disco in sala di incisione. Per esempio il discorso di, avete visto un'immagine di una fotografia di Keith Jarrett all'inizio, fra le primissime, e qui invece siamo nell'inizio di un rapporto con il musicista, dovuto al fatto che di una commissione, in questo caso, parola grossa, ma della rivista Musica Jazz, che mi aveva incaricato di fare una copertina per, appunto, per la rivista su Jarrett. Quindi vado con il giornalista Giacomo Pellicciotti, che doveva intervistarlo, facciamo tutta una serie di fotografie in un paio d'ore e così via. Ricordatevi, Jarrett, quello che oggi viene dipinto come il peggiore individuo del mondo, più difficile, intrattabile, eccetera, parzialmente anche vero, ma allora era di una disponibilità assoluta. Queste sono le cose, avete visto la copertina della Impulse Treasure Island, Bergamo Alta, questa invece finisce sulla quella che è stata la mia prima collaborazione con l'etichetta ICM, e nel dischi di piano solo del cofanetto Bremen Lausanne compare questa simpatica trittico di lui che è fuori da un portone e si vede la vecchietta custode delle toilette. Queste erano le toilette in piazza a Bergamo Alta. Questa è un'altra che è finita su quel disco, e questa è una successiva. Come si vede, si cambia stile, ci si adatta, si fanno cose anche con un carattere diverso, il bianco e nero, il colore e così via, finché, come nel caso degli Area e di Stratos e Area, questo materiale, 40 anni di relazione fotografica con un personaggio come Keith Jarrett, finiscono e formano un libro, costituiscono il materiale di un libro fotografico. Questo sempre in relazione all'attività per l'archivio, all'attività nostra professionale, alle relazioni che si stabiliscono con i musicisti e con chi, diciamo, è attorno a loro. Sì.
Allora, cosa facevo io nel frattempo? Dunque, nel frattempo eravamo rimasti al Parco Lambro. Io ero arrivata, mi ero laureata da poco a Firenze. Quando siamo arrivati a Milano ho avuto ancora un anno un po' di incertezza, faccio l'architetto o non lo faccio. Era nato un progetto con Alessandro Mendini che cercava giovani laureati con tesi specifiche su un argomento, insomma ero stata chiamata per questo. Saltano i rapporti suoi con la Montedison e quindi salta anche questo lavoro per me. E lì ho avuto un momento di incertezza, io avevo già cominciato, come avete visto, col Parco Lambro, col teatro, facevo tantissime foto, però seguivo un certo tipo di teatro, naturalmente quello che piaceva a me, che era il terzo teatro, il teatro di strada. Queste sono alcune immagini realizzate a Bergamo, Festival del Terzo Teatro, e quindi costruisco un grosso portfolio di immagini di questo tipo. Nel frattempo, naturalmente, per vivere, noi cercavamo di vendere queste fotografie, che spesso non interessavano molto i settimanali, l'Espresso, Tempo, non so cosa ci fosse al momento, Panorama, che mi sembra ci fosse già. Chi potevano interessare? Più facilmente le riviste specializzate. Diciamo che le riviste specializzate sono sempre state quelle con cui siamo andati più d'accordo, perché erano quelle che, proprio perché diciamo, potevano capire meglio un materiale nel campo dello spettacolo un po' specifico. E per cui un caporedattore della rivista Spettacoli e Società, di cui poi vedremo qualche copertina, mi dice: ma guarda, ma tu devi far vedere questo portfolio di immagini a Grazia Neri, devi andare assolutamente. Così mi convinse. Io sì, avevo sentito Grazia Neri, sapevo che era una buona agenzia, e gli dissi: ma guarda che queste cose non piacciono. No, lei vedrai che anche sulla cultura. Grazia Neri era una grossa, non grossa come poi lo è stata fino a pochissimo tempo fa, e tutti i fotografi che sono qui lo sanno, ma era comunque una delle prime agenzie che lavorava molto anche con la cultura. Per cui presi un appuntamento con Grazia Neri, e lei vide questo portfolio e mi disse: ah bene, beh, ti chiamo la prossima settimana. E io dissi: bah, dai via, dissi, la prossima settimana chissà, capiterà mai. E invece la settimana dopo mi chiamò. Mi chiamò perché voleva che facessi vedere questo portfolio a un agente americano che faceva tutti gli anni un giro in Europa per vedere magari giovani fotografi interessanti. Piacque molto, e la settimana dopo mi inviò alla Biennale di Venezia a fotografare il direttore della Biennale, il direttore della Biennale Architettura, cioè Ripa di Meana e Gregotti, molti artisti fra cui Sozzas. Quindi mi catapultò e mi catapultai in un servizio fotografico che, se ci penso adesso, avrei dovuto aver paura. Invece andai, tornai, che devo dire che molti dicono: ma ci sono dei problemi come donna fotografa. Io spesso posso dire che molte volte mi ha anche aiutato. Poi è chiaro che è quello che fai alla fine, non c'è un mestiere come questo in cui poi sono le fotografie che consegni che contano. Però devo dire che fui accolta molto bene da entrambi, fece loro i ritratti, fotografai molti artisti. Fu per me un'occasione molto importante, e da lì in poi iniziai a collaborare con Grazia Neri per le fotografie di spettacolo. Però diciamo che, ecco, questi qui sono passati nel frattempo immagini di teatro. Questi sono i gemelli della classe morta, famosa classe morta di Cantor, e si sono visti nel frattempo alcuni spettacoli, mi pare, come quello che viene dopo, che fotografavo allora nel teatro al CRT di Viadini. CRT di Viadini è stato uno spazio importantissimo per me. In quegli anni il teatro a Milano era il teatro ufficiale con Strehler, quindi il piccolo teatro. Il teatro alternativo si vedeva solo in Viadini, al CRT, e io frequentavo molto. Per esempio, questo è Winnie dello sguardo, uno spettacolo con la regia di Pieralli, che poi lui è diventato un regista importante nel campo dell'opera. Devo dire che a questi spettacoli si era in
10, 15, 20 persone. Ricordo che la prima volta in cui ho visto la classe morta saremmo stati 10 persone e io dissi dopo: ma è uno spettacolo meraviglioso, dovete andarlo a vedere. Poi col passaparola, in poche repliche, il teatro di Viadini era pieno. Quindi diciamo che questo era il teatro che mi piaceva frequentare. In questo caso, per esempio, ho voluto mettere, perché è un esempio abbastanza strano, a destra diciamo che la danzatrice è Lucinda Childs ed è sempre la stessa nelle due immagini. A destra è in una performance, perché prima vi dicevamo che seguivamo anche molto le performance, ed era allo spazio di Salvatore Ala. A sinistra invece è Lucinda Childs in Einstein on the Beach. Einstein on the Beach, siamo nel 1976 a Venezia. È stato uno spettacolo per me folgorante. La regia era di Bob Wilson, le musiche di Philip Glass. Io e Roberto decidemmo di andare, io più per lo spettacolo, lui più per le musiche, perché lui voleva fotografare Philip Glass e io volevo assolutamente fotografare uno spettacolo di Wilson. Io entrai a fotografare lo spettacolo di Wilson senza nessun permesso, e non c'era permesso di fare le fotografie assolutamente. E io, con un pochettino di esperienza di teatri, entrai e dissi a Roberto: tu seguimi e saluta molto il portiere. E noi dicemmo buonasera e lui disse buonasera ed entrammo in sala e la prima persona che incontrammo lì era Bob Wilson, il quale, da bravo americano, i quali mandano sempre sugli spettacoli delle schedule molto precise su quello che si può o non si può o non si può fare, sicuramente vedendomi lì con la macchina fotografica disse: beh, allora questo è la persona che ha il permesso, il teatro gli ha dato il permesso per fotografare. Non mi disse nulla, io mi misi in prima fila, fotografai tutto questo spettacolo bellissimo e Roberto poi prese l'appuntamento con Philip Glass per fotografarlo in Piazza San Marco. Fece una foto che poi è diventata famosa di Philip Glass seduto vicino al suo famoso tavolino, poi, quella con i figli, con i figli, sì, con i figli piccoli che adesso sono grandissimi. E comunque dopo questo, no, questo per dirvi unicamente che a volte inseguendo lo spettacolo accadono cose di questo tipo, e quando si ritrovano, e Lucinda Childs è ancora una grande danzatrice, poi è diventata anche a sua volta insegnante, l'ho fotografata poi a Firenze non tantissimi anni fa. E ecco, vai l'immagine dopo, perché parlavo di performance e anche questa è stata un'altra occasione, la settimana della performance di Bologna. Insomma, per dirvi una cosa, che in quel periodo io e Roberto non riuscivamo a non andare a fotografare quello che ci piaceva. Io ricordo che passavano i giorni, i mesi, e in un mese non c'era stata una sera in cui io non avessi fotografato qualcosa e non avessi inseguito veramente qualcosa che mi piaceva da fotografare, e questo ci portava molto spesso anche all'estero. Ma volevo dire solo un'altra cosa, questa è sempre una performance alla settimana della performance. Ecco, a proposito di questo, qui ci fermiamo un attimo, parlavo che andavamo all'estero perché, per esempio, questa foto di Carmelo Bene, che penso che tutti conosciate, l'avevo fatta al Festival d'Automne a Parigi, perché cosa succedeva? Che se tu andavi all'estero a fotografare certe cose, cioè se conoscevi, perché poi la passione cosa fa? Fa in modo che tu conosca bene alcuni argomenti e riesci a sapere anche più di altri relativamente ad alcuni spettacoli. Quindi inseguivo questi spettacoli nei festival all'estero, e così questi spettacoli arrivavano l'anno dopo in Italia, e quando arrivavano in Italia io avevo già le foto pronte da vendere. Ma la cosa che volevo dire, che perché mi ricordo sempre, per spiegarvi cos'era la stampa, sì, forse anche adesso, però mi ricordo che dopo lo spettacolo di Einstein on the Beach
E purtroppo non abbiamo potuto mettere più foto perché altrimenti diventerebbe un discorso infinito. Io uscii che ero felicissima, avevo visto una cosa meravigliosa, incredibile, e telefonai alla redazione dell'Espresso. Se non sbaglio, Carlo Cerchioli me lo può confermare, c'era Franco Orfini, vero? Sì, penso, mi sembra. E dissi, non mi ricordo, e dissi, no, ma il fotografico c'era, e dissi, ma ho fotografato questa cosa bellissima, e dall'altra parte, ah sì, Silvia, ma c'è colore? E dissi, no, è uno spettacolo tutti sul tono del grigio. Ah, ma c'è del nudo? No, in verità proprio nulla. No, allora lo sai, Silvia, non proporci queste cose. Dopo 20 anni io ho venduto le prime foto di Bob Wilson, ma ci è voluto veramente molto tempo, e adesso Bob Wilson poi è diventato una star, uno dei registi più richiesti nel campo anche dell'opera lirica, ma per dirvi a volte quali erano le reazioni, ma noi andavamo avanti convinti. Per dire un'altra cosa, sempre su Parigi, sempre in quegli anni lì, nel 76, sempre a un festival d'automne, ci fu una prima di Maurizio Kagel acustica, e andammo, e anche lì mi ricordo che ci fu in conseguenza, alcuni anni dopo, l'Espresso ci chiese una foto di Maurizio Kagel, e andammo a brindare per questo avvenimento, perché era una cosa fuori dal mondo, cioè, questo per dire che tu seguivi delle cose. Oggi parliamo di nicchia, parliamo di questa, seguivi delle cose che non avevano una portata. Ricordiamo anche che cos'era la cultura musicale di quegli anni, eccetera eccetera. C'erano delle chiusure nei confronti di alcuni personaggi che erano mostruose, cioè al di là del fatto poi della pubblicazione, perché poi se Maurizio Kagel arrivava a fare uno spettacolo alla Piccola Scala, come accade, è chiaro che dopo le cose cambiano, però c'erano delle chiusure incredibili, e invece noi seguivamo. Se mettete in parallelo queste cose con l'avanguardia jazz, con altre rock, eccetera eccetera, si copriva un panorama che era omogeneo quanto disomogeneo, come poteva essere all'interno del quadro dei performing arts, comunque molto variegato e molto vasto. Sempre per farvi vedere alcune immagini, queste sono Leo e Perla, io li ho adorati, facevano parte del teatro romano, delle cantine romane. E qui poi, ecco, per dirvi che contemporaneamente io seguì molto, in quel periodo, seguivo molti cantautori. Questa è una foto che è rimasta storica, perché avere insieme Dalla, Guccini e Vecchioni, eravamo a Bologna, da Vitto, l'Osteria da Vitto, e occasioni così non erano poi così rare, ecco. Successivamente, qui Lolli, sempre fotografato a Bologna, questo poi divenne la copertina di un disco di allora. Qui vi ho messo proprio pochi esempi, questo Ivan Cattaneo, questa figura che lui aveva fatto a sua somiglianza, poi gli serviva durante un concerto. E diciamo che questo era un po' il mondo che seguivamo allora. E qui c'è un esempio, li vediamo uno dietro l'altro, questo è Spettacoli, la rivista Spettacoli e Società, e venivano utilizzate le nostre immagini per copertina, Atahualpa Yupanqui, Gregotti, questa immagine l'avevo fatta, quella che vi raccontavo prima, la Biennale di Venezia, questa qui è una foto di Roberto San Rivers, Cecil Taylor. Quindi vedete che alcune, ecco, per esempio questa qui, Rauschenberg, andai apposta con l'editore a fotografare Rauschenberg, che aveva una bellissima mostra al Palazzo dei Diamanti a Ferrara. Ecco, qui ci fermiamo un secondo perché Musica Viva, che è una rivista specializzata in musica classica, diciamo, ma poi il panorama era molto ampio,
per me ha costituito, per me la collaborazione con loro, qualcosa di importantissimo. Fui chiamata da un'amica che si chiamava Nicoletta Gasperini, una giornalista che purtroppo non c'è più, e mi disse: guarda che sta nascendo con la direzione di Lorenzo Arruga questa rivista, è una redazione molto giovane, hanno bisogno per le fotografie, e quindi io mi presentai in redazione, mi presentai a Lorenzo Arruga, e lì per me è iniziato un periodo diciamo veramente molto importante per il rapporto e per quello che ho imparato. Perché diciamo che adesso ci sono i workshop, le scuole di fotografia, giustamente, allora non c'erano. Per me è stato molto importante fare l'università comunque, anche se mia nonna diceva laurearsi in architettura per fare il fotografo, era una cosa che proprio non poteva concepire, però per me fu utile lo stesso, ma molto più utile fu il rapporto con questa redazione e con Lorenzo Arruga, che probabilmente non perché mi insegnasse a fotografare, ma per quello che mi ha insegnato sulla musica, per come mi ha fatto capire la musica. E la redazione giovane in cui c'era caporedattrice Nicoletta Geron, c'era Diana Leva, Angelo Foletto, Carlo Cella, Franca Cella, di Marco Antoni, sono diventati poi i nostri amici, gli amici della nostra vita e le persone con cui dopo abbiamo condiviso proprio un percorso. Ecco, questa è una foto di Domingo, per esempio, ricordo ancora che questo servizio lo facemmo con Lorenzo. Lorenzo aveva questo modo, non mi ha mai detto mai una volta: andiamo a fare un servizio, vorrei che tu facessi delle foto così, vorrei tu facessi in quest'altro modo, niente, non mi ha mai detto cosa dovevo fare, però il suo approccio con l'artista, l'intervista che lui faceva all'artista, mi raccontavano tanto su questa persona, che poi il mio modo di fotografare naturalmente veniva poi naturale fare certi scatti e non altri. Né io né Roberto abbiamo mai avuto l'abitudine di far fare agli artisti delle cose, ma lasciarli molto liberi e così altrettanto liberamente poi agire noi dal punto di vista fotografico. Ecco, guardiamo queste. Ecco, ricordo per esempio, ognuno ha un ricordo particolare, questa Carla Fraci, io arrivai alla Scala con un permesso, il mio primo permesso per entrare in Scala, e arrivai su in questa sala a prove bruttissima, vecchissima, con un po' di luce che entrava dalla finestra, un'attrezzatura minima, però rimasi veramente colpita da lei, perché certi personaggi anche che magari adesso possiamo considerare, cioè Carla Fraci fa parte per me, insieme a pochi altri, i veri professionisti assoluti, delle persone fra l'altro anche modestissime nello stesso tempo, non so se questo forse non può apparire fuori. Carla Fraci è una che è stata in studio da me più volte, poi dopo negli anni con queste persone si è diventati amici, è stata in studio più volte per dei servizi fotografici, e devo dire mai stanca, sempre pronta alle tue richieste, sempre incredibile. E ricordo ancora questo momento che io ringraziai, perché era una giornata grigia, che a un certo punto uscì un po' di sole e un po' di luce mi aiutò, e poi qui fu un servizio con molte altre immagini. Poi cosa c'è dopo? Nureyev, tutti incontri molto importanti, ognuno avrebbe tanti aneddoti, e qui un grande direttore d'orchestra come Leonard Bernstein. Quando, mentre faccio questo inciso, mentre si rifotografavano queste copertine, per anche queste occasioni sono molto utili, perché ti stimolano a mettere ordine e a prepararti per altre avventure, come per esempio quella di un sito web che noi malauguratamente non abbiamo ancora, ma notavo l'altro, sono esploso perché a un certo punto ne fotografavo una dietro l'altra, dico, ma c'erano proprio delle sequenze in cui tutti i mesi c'era una nostra foto in copertina, e noi non davamo tutto questo valore allora a questa cosa, eppure era un ritmo, una dinamica,
che di fatto sorreggeva non solo economicamente, ma proprio come stimolo continuo anche a fare e a realizzare e a postare, si direbbe oggi, no? Sì, qui ci si vedono alcune foto, perché poi le immagini realizzate per questi servizi fotografici per un po' di anni sono poi entrate successivamente in un libro mio, Ritratti senza posa, Italo Calvino, questo Frank Zappa, la cosa con Frank Zappa fu simpaticissima, Vito Acconci, l'incontro con Frank Zappa, e a proposito del fatto che vi dicevo prima che certe volte essere donna può anche funzionare, perché mi ricordo che in questo concerto a Lugano c'era la fila dei fotografi per il permesso e lui non lo diede a nessuno, io fui l'unica ad avere il permesso e quindi questi qui erano arrabbiatissimi e io avevo il permesso, entrai in camerino, gli feci molte foto, feci le foto durante il concerto, quindi qualche volta qualche vantaggio c'è ogni tanto. Ecco, Pierluigi Pizzi, Bussotti, quindi diciamo che il mondo dei personaggi che fotografavamo erano registi, Pierluigi Pizzi un grande regista nel campo dell'opera, Bussotti compositore, regista, questa foto è stata scattata alla Scala. Ecco, un inciso, no, un inciso, passiamo a un'altra cosa, abbiamo dovuto parallelamente in quegli anni, e qui ne accenno solo qui, anche se sarebbero centinaia di immagini, seguivo anche la danza. E mi è piaciuto mettere qualcosa a cui sono molto legata, che è la danza tedesca. E ho seguito Pina Bausch, Susan Linke, Reinhold Hoffmann e Forsyth, che pur non essendo tedesco ormai è stato messo in questo libro, stampato in Germania, perché adottato comunque dalla Germania. Ecco, queste sono alcune immagini di Café, in questo caso Café Müller, e in scena c'è proprio Pina Bausch. E vi racconto anche questo, io fotografai per la prima volta Pina Bausch a Venezia al Teatro Malibran, dove un grande direttore artistico, secondo me, lo aveva... Italo Gomez aveva addirittura fatto un piccolo festival sulla Bausch, una 3 giorni di Supina Bausch, e Pina Bausch tanto acclamata, e in sala allora non ci saranno state più di 50 persone, quindi io in 3 giorni fotografai 4-5 spettacoli della Bausch, naturalmente ne fui folgorata, e per me questo è stato molto importante, perché mi cominciai a realizzare poi ad avere un portfolio di un certo peso su Pina Bausch. Questo è Nelken, il suo famoso spettacolo. Qui, quando parlo di queste foto ai ragazzi, alcuni che vedo che sono nei miei corsi, sanno che io gli dico: vedete, in questo caso se voi stavate giù non avreste visto i garofani sul palcoscenico, si chiama Nelken perché garofani in tedesco, e in questo caso bisogna muoversi sempre in teatro e salire, perché salendo hai la possibilità di leggere la coreografia e di vedere anche quello che stava avvenendo veramente sul palcoscenico. Questo è un assolo di Susan Linke con la vasca da bagno. La cosa bella è che Susan Linke io l'ho rivista 40 anni dopo a Berlino, l'ho incontrata, cioè sono andata a trovarla a Berlino, e quando ho suonato il campanello lei doveva arrivare e mi ha aperto un signore, il suo compagno, e guardando dietro io ho visto la vasca. E allora mi sono commossa, era la vasca del suo spettacolo, lei comunque, questo spettacolo che per lei è stato molto importante, se l'era portata a casa e messa in sala. Questa è Reinhild Hoffmann in un solo Mitsofa. Sono tutti spettacoli fra l'altro fotografati col pubblico, non quindi prove particolari, allora era possibile, diciamo, riuscire a fotografare ancora durante gli spettacoli. E adesso invece da qui passo la parola a Roberto, perché vedo che c'è il suo personaggio preferito, John Cage. Perché sì, perché beh, però la passa bene, ma c'era anche lei in questa serata, e anzi
è responsabile come me di queste foto, che sono state radunate in quest'opera espressamente per la mostra anni 70 al Palazzo Reale di qualche anno fa, furono radunate in due blocchi. Questo, per esempio, che descrive le prove, quindi le prove e poi il concerto. Nelle prove, non si può tornare indietro, scusa, si vede proprio la cosa, cosa avvenne nel pomeriggio, poi vi dico anche qualcosa di più per ricordare l'avvenimento. Vedete che in basso a sinistra ci sono Demetrio Stratos e Patrizio Fariselli e in mezzo John Cage, in quella superiore ci sono Juan Hidalgo e Walter Marchetti, che sono altri due personaggi legati alla Cramps. Perché la Cramps? Perché Gianni Sassi, assieme a Canale 96 eccetera, concepì un avvenimento che potremmo definire provocatorio, nel senso che vendette questa performance, al pubblico, presentò al pubblico questa performance solista di Cage che leggeva una sua trasformazione dei testi di Thoreau, di Empty Words, con l'accompagnamento di alcune immagini di Thoreau stesso, e questa performance fu presentata, usufruì degli stessi meccanismi della presentazione di un concerto rock. Per cui arrivò una quantità di gente mostruosa, che però dopo 8 minuti della recitazione molto assai particolare di Cage, che sillabava, distorceva i suoni, la voce, eccetera, eccetera, esplose e cominciò a fare una gazzarra incredibile, tirando carta igienica sul palcoscenico, invadendo il palcoscenico. Alcuni andarono da lui, gli spensero la luce, andiamo pure all'altra, sì, e alcuni sì, poi andiamo in più fretta. E in questa sequenza, in questa mosaico di fotografie, si vedono anche alcuni momenti di questa invasione del palcoscenico. Però Joe Cage per 2 ore e mezzo tenne duro e alla fine vinse lui la partita, e fu un vero trionfo. Posso aggiungere un particolare? Sì. Sì. Perché fu sbagliato, non so se appositamente. Sì. John Cale. John Cale, già detto. No, dillo tu. No, sbagliarono a fare il volantino, non si sa se apposta o per sbaglio proprio, e invece di John Cage venne fuori John Cale. E quindi tutti lì. Ancora in confusione. E quindi la gente si aspettò un concerto rock. Poi questo per dire che quella fu la volta, il 2 dicembre del 1977 fu la prima volta che ebbi l'occasione di incontrare Cage. Poi Cage è diventato un altro di quei personaggi che ho seguito molto, purtroppo non quanto avrei voluto. Questo è un ritratto realizzato nel 79 a New York, mentre io e Silvia, proprio prima di iniziare il nostro rapporto con la Scala, ci dicemmo ora o mai più, e nell'occasione visitammo anche Demetrio Stratos all'ospedale, al Memorial Hospital, che di lì a poco sarebbe purtroppo morto, e con Cage ci fu un rapporto molto, molto bello, che è sfociato in un libro anche per la Fondazione Mudima, una mostra e alcuni lavori video con Alvin Karren. Ecco, qui vediamo una foto che fu realizzata, che costituisce anche un multiplo firmato da me e da lui e da me, che alla domanda come vorresti che essere ritratto in un ritratto abbastanza particolare di cui tu puoi scegliere la regia, lui disse vorrei fare una cosa come
Eric Satie, Joyce, come James Joyce, che disse che il ritratto più bello che gli fosse mai stato fatto era un ritratto da dietro, e quindi facemmo questa cosa. Di lì, contemporaneamente, a partire dal 74 fino al 1981, io mi sono dilettato in un'operazione, se vogliamo, paradossale quanto concettuale, di realizzare una serie di ritratti, e alla fine sono 115, con tutta una serie di musicisti di varie aree che vanno dall'appunto dalla musica contemporanea sperimentale al jazz d'avanguardia, al rock e così via. A dire la verità, rock c'è solo, potremmo dire, Brianino, e tutti questi personaggi hanno a che fare con un tavolino che vedete, lo intravedete in ogni fotografia. Non posso dirvi tutti i nomi, ma c'è veramente un milieu tuttora. C'è per esempio anche quella di Philip Glass con i bambini, con i due figli, Juliet e Zachary, che fu fatta, proprio come citava Silvia, a Venezia in quel 1976, dove realizzai anche l'unica intervista per la rivista Gong che gli fu fatta in Italia in quel momento, pensate. Questa è il finale. Poi c'è un'ultima parte, appunto, che sono queste, sono tutte in alfabetico, e questo è stato un libro pubblicato nel 1995. Il titolo è You Turn the Tables on Me, mi fu regalato da un grande della musica, suggerito da Steve Lacy, e io l'ho senz'altro adottato, e anche questa è stata una mostra piuttosto fortunata, che è stata esposta a Berlino, a Londra, a Nizza, insomma in varie parti in Europa, e soprattutto è stata inserita in quella che è stata una mostra molto importante, Il secolo del jazz, fatta al Mart di Rovereto e a Barcellona, al Quai-Branly a Parigi e a Barcellona, curata da Daniel Soutif. Andiamo oltre e passo la parola a Silvia, che vi parlerà di Norma. Allora, ho voluto mettere questa cosa con fotografie di Silvia Lelli, testo di Mara Cantoni, che ringrazio qui con noi. Ci tengo molto a questo perché edizione Musica Viva, fra l'altro, quindi ritorna Musica Viva, che ci dava questa possibilità, e avevamo l'idea di seguire uno spettacolo, un'opera lirica, dall'inizio fino alla messa in scena. Ora può apparire molto normale, chi non lo fa? L'hanno fatto tutti ormai. Allora posso dire che non si era mai visto niente di questo tipo. Quindi io e Mara ci facciamo il nostro programmino, andiamo a Firenze, diciamo che questa Norma, fra l'altro, era la Scotto, la regia era di Luca Ronconi, quindi non poco, e la direzione era di Riccardo Muti. E lì è stato il mio primo incontro col maestro Muti, e da lì in poi diciamo che non ci siamo più lasciati, lo seguo ancora. Tengo molto adesso vedere queste immagini, il libro non venne stampato molto bene, e devo essere sincera che mi è venuto voglia di ristamparlo, però nella fotografia musicale, nel campo della lirica, non c'era mai stato niente di questo genere, quindi è stato un po' il primo esempio di reportage sull'opera. Scorriamo, partimmo dai vari reparti dove si costruiscono le scene, le prove di regia, le letture d'orchestra. Ecco, mi ricordo che questo fu il primo incontro che feci con maestro Muti, e mi dissero: guarda, sta provando al pianoforte, e a me proprio quello piaceva, però entri a tuo rischio e pericolo, come per dire, noi ti abbiamo detto sì, ma non te l'abbiamo neanche detto, vedi tu.
E mi ricordo ancora che io aprii la porta un pochettino e dissi, ma se deve urlare urlerà subito, altrimenti. Poi me la chiusi dietro e mi fermai e dissi, urla, non dice niente, andai avanti. E piano piano tirai fuori la macchina e mi misi a fotografare con molta, molta discrezione. E lui ama molto, fra l'altro, queste foto, e poi le approvò anche, le scelse anche per il libro. Ed è in questo modo, piano piano, che io sono entrata nel mondo della lirica ed è iniziato anche un rapporto con Mara Cantoni, che poi ha collaborato con noi in altri lavori che vedremo più avanti. Nello stesso periodo cosa succedeva? Che nel mio inseguire registi e spettacoli andava molto portare la musica fuori dagli spazi deputati, e quindi la Scala aveva incaricato Dario Fo per la regia di un Histoire du Soldat. E quindi io, senza che me lo dicesse nessuno, cominciai a entrare alle prove che erano al Teatro Uomo allora, e per un mese seguì le prove. In alcune immagini, fra l'altro, si vede un Paolo Rossi, questo qui è Paolo Rossi che aveva 16 anni allora, di una simpatia incredibile. E seguì questo spettacolo per un mese, finché un giorno mi arriva una telefonata e mi dicono, è Ugo Volli che dice, Dario mi ha detto che tu hai seguito lo spettacolo, ti andrebbe di fare un instant book, l'editore è Lecta. Io rimasi così, sì, potevo dirsi solo, e mi ritrovai in una settimana a stampare centinaia di foto. Mi venne la febbre, però il libro uscì. Questa è stata l'occasione per il rapporto che è iniziato poi con la Scala. Allora in Scala, ecco, dicevo, la musica nei posti non deputati, c'era Claudio Abbado, Pollini che facevano concerti, questo era il Palazzetto dello Sport, con un concerto con l'orchestra della Scala, e mi ricordo che in questo caso c'era dirigeva Abbado e Marta Argerich al pianoforte. Comunque, con queste foto di Dario Fo, il capo ufficio stampa della Scala mi chiamò, era allora Carlo Mezzadri, una persona dal carattere difficilissimo con cui ho lavorato molto bene, e mi disse, se lei domani vuol venire nel mio ufficio, ho da dirle una cosa. Io dissi, oddio, che cosa ho fatto in queste foto, cosa ho messo che non dovevo mettere, così. E il giorno dopo, quando andai in ufficio, mi disse, senta, il fotografo che dal 1947 è alla Scala adesso se ne andrà, e io ho pensato che lei sia la persona adatta per sostituirlo. Io rimasi così, lo guardai e dissi, cosa ne dice? E io dissi, non mi interessa. Perché in questi permessi che avevo con Musica Viva per entrare in Scala, io vedevo questo fotografo, era piccolino, anziano, vecchio, con questa Rolleiflex, e io mi vidi anziana, vecchia, con questa Rolleiflex lì dentro, e dissi, no, non fa per me, io devo girare, non posso, e andai via. Poi, tornando a casa, dissi, vedi, non devi essere così impulsiva, devi pensarci meglio. E siccome non è che facessimo molto, guadagnassimo molto, tornai a casa e dissi, ma Roberto, sai, mi offrono questa cosa, però io lì non posso starci sempre, devo continuare a girare, a seguire quello che voglio, gli spettacoli che voglio. E se gli offrissi che andiamo in due, così possiamo sostituirci? Bah, lui disse, va bene, prova, va bene. E quindi tornai, feci questa proposta, e dopo una settimana dissero, va bene, abbiamo preso informazioni anche su suo marito. E dice, è un noto fotografo di jazz. E dico, sì, come per dire, non lo sapeva. E dice, ma peccato, non parlano tutti così male di voi, mi disse. E iniziò questo rapporto con la Scala. Naturalmente l'impegno che avevo capito che doveva essere importante era ancora più importante, era enorme. Però furono 17 anni, dal 79 al 1997, intensissimi,
affascinanti, di lavoro incredibile, con dedizione proprio ci siamo dedicati al lavoro con la Scala. Adesso mi accorgo che siccome sono le 8:10 e dobbiamo ancora dirvi 3.000 cose, andiamo un po' avanti. Quello che voglio sottolineare è quello che stavo prima dicendo con Norma. Il nostro modo di fotografare il teatro, il pop, il rock, un po' con reportage, lo portammo dentro alla Scala. Diciamo che alla Scala le foto che c'erano, che faceva Piccagliani, che era un bravo fotografo, era però di un'altra generazione. Erano foto più fatte in palcoscenico, magari non dico in posa ma quasi, e c'era meno il racconto, diciamo, delle prove. E questo racconto delle prove, che a noi piaceva molto e ci sembrava importante portarlo, farlo conoscere al pubblico, un giorno andai da questo famoso Carlo Mezzadri e gli dissi: ma qui queste foto bisogna metterle sui programmi di Sala. E lui mi disse: scordatelo, non c'è il tempo assolutamente per mettere le foto e stampare il programma e averlo pronto la sera della prima. Io ci rimasi molto male. Il giorno dopo mi chiamò e dissi: beh, ce la facciamo, facciamo un inserto. E così da quel momento queste immagini entrarono in un inserto che veniva stampato dalla tipografia Confalonieri praticamente la notte prima della prima. E inizialmente in un inserto e poi direttamente, sì, nel programma. E poi direttamente nel programma. Come si poteva, naturalmente. Sì, e devo dire due cose, perché poi tendiamo a parlare molto di spettacolo e poco di fotografia. Ricordiamoci che in quegli anni si fotografava al 90% in bianco e nero, che le pellicole sensibili erano sensibili ma fino a un certo punto, si usava la Tristi, Ratami, 800, 1000, 1600 ASA, e quindi diciamo che c'erano delle difficoltà che ora col digitale si sono superate. Ma perché vediamo il bianco e nero? Non è che fosse una scelta, preferivamo il bianco e nero. Sì, lo preferivamo anche forse, ma il col colore, col diapositivo, la sensibilità delle pellicole era molto più bassa e quindi non c'era possibilità di fotografare in occasioni come queste. Poi ricordiamoci che in 17 anni di Scala noi siamo passati da un 90% bianco e nero, 10% a colori, mano a mano un 50% bianco e nero, 50 colori. E poi siamo passati anche a un 70% di colore, 30% di bianco e nero, dove il colore è passato dalla diapositiva, al supporto in diapositiva, al negativo a colori. Poi dopo, successivamente, c'è stato il salto digitale. Ecco, passiamo in fretta queste immagini, c'è molto Strehler. Per me è stato importantissimo per noi il rapporto con Strehler. Strehler era un regista che, quando io facevo il cosiddetto teatro d'avanguardia, non faceva proprio parte del mio mondo e non era neanche nelle mie simpatie, faceva parte di un teatro ufficiale che snobbavo un po'. Poi quando l'ho visto lavorare alla Scala, fermati qua, oltre ad essere un grande regista, le più belle foto che abbiamo fatto le abbiamo fatte con le regie di Strehler, sono passate adesso Nozze di Figaro e Don Giovanni, ma più che altro, adesso lui forse per fortuna che non c'è più, se mi sentisse, era un light designer incredibile. Cioè io non ho mai visto un regista fare le luci come le faceva lui. E quindi io ho imparato molto di fotografia nello spettacolo vedendo Strehler fare le luci. Su questa scena i ragazzi che ci sono, l'ho raccontato durante le lezioni, era l'ultimo atto di Nozze di Figaro, sono in esterno di notte, adesso col digitale sarebbe una passeggiata, ma io vidi che fare le luci da lui su un muro d'edera che era dietro, e passò su questo muro dietro d'edera dalle 2 alle 6 del pomeriggio, e quando io vidi il muro d'edera illuminato alle 2, secondo me era bellissimo, andava benissimo, però man mano che il tempo passava vedevo come questo muro migliorava e diventava sempre più qualcosa di che mi ricollegava comunque all'opera, al sentimento e a quello che c'era e che si viveva in quel momento, in quell'atto nell'opera, e alla fine alle 6 era una scena meravigliosa. E lì ho capito che questi piccoli cambiamenti di luce ho imparato a gestirli tutti a occhio, senza
ho detto l'esposimetro mai più, e da quel momento non ho più usato l'esposimetro. In teatro, lo dico anche ai giovani fotografi che ce ne sono qui, leggere la luce personalmente, non farsi condurre dalla macchina, è molto molto più importante che guardare continuamente l'esposimetro o guardare continuamente nello schermo dietro quello che è venuto. Anche perché in questi casi con il celebre controluce strelleriano la fregata scatta la fregatura totale, per cui vi trovereste tutti fidandovi dell'esposimetro con delle foto nere. Sì, perché in questo caso tutta la luce che è sul fondale dice alla macchina chiudi, e invece tu devi concentrarti solamente sui visi. E ricordo come Strehler si arrabbiasse e faceva degli urli terribili dicendo cose allucinanti ai cantanti che dovevano prendere la luce, cioè non era questione del segui che prendeva il cantante, ma lui sistemava lateralmente in palcoscenico dei fasci di luce e il cantante quando cantava doveva prendere questa luce. Se il cantante osava, pensando al canto, cantare un poco più qua o un poco più là, lui lo fulminava letteralmente. Allora, qui invece siamo passati a qualche anno fa, in cui la Scala ci ha richiamato per una occasione d'emergenza, guarda caso con, ancora una volta con Bob Wilson, Orfeo di Monteverdi, spettacolo bello, difficile, ma appagante, che in questo caso abbiamo risolto col eravamo già entrati nel digitale e siamo entrati anche in un momento in cui registi come Wilson hanno tutta una serie di richieste in cui Photoshop diventa praticamente l'elemento fondamentale della fotografia, perché deve risolvere tutta una serie di problemi, però i suoi spettacoli, come vedete, sono sempre molto magici, molto, molto precisi, no? Affascinanti. Sì, e qui voglio dire due parole sul digitale, perché per i fotografi presenti, io spesso ho sentito dire ma quando c'era il bianco e nero, ma la stampa in bianco e nero, ma una volta quando si stampava così, adesso col digitale. Beh, io vi dico vivi il digitale, perché nel campo dello spettacolo ha dato tantissimo e ci permette di ci ha permesso di realizzare foto che altrimenti non avremmo realizzate. E io vorrei prendere una diapositiva del 1979 fatta a uno spettacolo di Zeffirelli, mettiamo una cosa bellissima, e ingrandirla molto e prendere un'immagine digitale adesso, e vi assicuro che la qualità è molto migliore questa. Quindi guardiamo avanti ed è vivo il digitale, questo è quello che posso dire. Sì. Ecco, poi per esempio qui ci passiamo in rassegna velocemente, questi sono due dischi, appunto il rapporto con l'industria discografica è sempre continuato anche in questo campo, e con un sacco di realizzazioni non abbiamo messo più di tanto per non annoiare, e legate ai personaggi eccetera. Poi per esempio le tournée, se torno indietro un attimo, ecco, le tournée sono una parte importante nella relazione con il teatro, Teatro La Scala. Noi abbiamo avuto occasione di farne per esempio in Giappone almeno tre, no? Poi Silvia è tornata con la filarmonica e in altre occasioni. E il racconto, anche il racconto delle tournée è un qualche cosa che può costituire una ricchezza dal punto di vista del reportage, perché ci sono un sacco di momenti anche non ufficiali. Noi abbiamo sempre colto l'occasione anche di
fare parecchio materiale extra e di fare in modo che comparisse all'interno di questi viaggi, perché è una cosa importante, perché è come se l'occhio dell'artista della Scala fosse sempre in azione e fosse lui a elaborare e a mettere dentro queste fotografie, perché ricordiamoci che poi oggi soprattutto chiunque fotografa e già allora comunque questo avveniva. In Giappone per esempio è stata anche una grandissima occasione realizzare una mostra che comprendeva delle gigantografie molto, molto belle, dei lavori importanti relative alle opere, relative ai direttori, a tanti momenti che noi abbiamo analizzato all'interno dell'opera. Sono alcune vedute degli allestimenti. Questa mostra per esempio non è stata fatta solo in Giappone, non è mai sbarcata a Milano malauguratamente. Questa fu per esempio un'altra opera a cui abbiamo rimesso mano recentissimamente, e fu, ve la faccio breve, una stessa scena delle nozze di Figaro fotografata da tutti i palchi, che restituita in questa misura ripropone tutto l'ordito e il disegno stesso dei palchi della Scala. Questa fu fatta con la collaborazione dell'amico architetto Giorgio Prerosti all'inizio della nostra collaborazione, che è partita come una cosa quasi didattica, diventò invece un'operazione concettuale di una certa rilevanza per noi. Ecco, in quegli anni avemmo anche occasione di collaborare con gli amici della Scala, e per il Banco Ambrosiano si realizzarono diverse pubblicazioni analitiche su vari aspetti del teatro. Poi per esempio qui vediamo altri libri dedicati a Riccardo Muti, a 10 anni alla Scala. Questa è la copertina di un altro libro fatto dalla Rizzoli. E poi adesso vediamo questo. Ci riposiamo un attimo. Vediamo questo brevissimo video sulla Filarmonica della Scala. Mi rendo conto che dopo tutte queste chiacchiere non vi abbiamo detto ancora cosa significa fotografare la musica. E per cui lo vediamo e poi magari due parole su questo. Thank you.
Sì, dicevo che non abbiamo detto cos'è fotografare la musica. Spiegarlo è difficile, io dico sempre una cosa, perché è quella che sento di più. Significa respirare con la musica, significa prima ascoltare, sempre tantissimo, e tante volte dico anche che forse fotografare è sempre stata una scusa per seguire certe cose, per ascoltare certi concerti. Avete visto da queste foto che sono un decimo, perché pensate che l'archivio della Scala in 17 anni abbiamo prodotto 500.000 negativi bianco e nero e 250.000 colori solo in quegli anni, e altrettanti sono nel nostro archivio, e quindi significa vivere la musica dall'interno, ascoltarla, capirla, seguirla, e poi ogni tanto fare una foto, qualche volta. Io dico sempre ai ragazzi che è molto meglio rinunciare a uno scatto che scattare e rompere un equilibrio che si è formato in quel momento nella sala, magari fra il direttore e l'orchestra. Per esempio, una prova bellissima a cui assistere in un teatro, e devo dire che io e Roberto abbiamo avuto la fortuna di assistere a prove dei più grandi direttori del mondo, è quando il direttore d'orchestra fa le letture d'orchestra prima di un concerto o prima di un'opera. Quindi in quelle prove iniziali lui spiega all'orchestra perché vuole un passaggio in un modo e non in un altro. Ecco, quelle prove lì spesso io le sono andata a seguire seduti in un palco senza neanche fotografare, però capire quello che il direttore vuole è poi fondamentale per ridarlo in immagini successivamente, quando hai quella famosa prova generale, che è la prova completa, pronta, in cui devi fotografare ed essere al massimo, e lì immediatamente la foto poi scegli un'immagine, un'inquadratura invece che un'altra, proprio perché ormai hai assorbito completamente quello che il regista, il mondo del regista, quello del direttore, la musica, diciamo che tutto poi si concentra per il fotografo in quella prova, la prova generale, ma quella prova generale è fatta di tante prove prima che ti servono per capire e farti trovare pronto in quel momento. Quello che spiega Silvia, quello che dice Silvia è giustissimo, ma vale anche più in termini più generali con tutta l'altra musica, ovviamente non con la musica che per esempio come quella con il jazz, l'improvvisazione o la musica contemporanea. Con la musica contemporanea ci può essere una relazione perché c'è partitura e così via, ma anche proprio il respiro e il ritmo sono la base fondamentale per poter seguire altre musiche di cui non c'è una, no? Non c'è una fase così preparatoria, anche se in quel caso l'essere presenti alle prove è assolutamente fondamentale, perché ti dà una dimestichezza, ti consente con quanto accadrà, ti può suggerire delle soluzioni, essere pronto a qualche cosa che puoi intuire, eccetera eccetera. Sostanzialmente è questo il foto. Poi naturalmente bisogna evitare tutte quelle preclusioni di carattere concettuale e teorico, falsamente teorico, che per esempio negano la possibilità di relazionarsi alla musica, perché la fotografia è muta e non potrebbe secondo loro dire eccetera. Io dico che queste sono ormai delle masturbazioni, cioè noi siamo comunque andati oltre, abbiamo dimostrato col nostro lavoro che cosa si possa fare, e tutte queste lucubrazioni le lasciamo a chi vuole affrontarle. Naturalmente ci sono degli aspetti molto interessanti, quindi, da analizzare, ma secondo me bisogna andare oltre, come noi siamo andati oltre alla famosa regola Mullas-Streller che in un certo periodo storico voleva imporre la fotografia di scena a centro platea, eccetera. Si va avanti, si va molto avanti, certe cose
rimangono indietro e dimostrano la loro attaccamento al periodo storico e concettuale. Oggi secondo me lo spettacolo ha bisogno di soluzioni anche diverse dalle nostre, se vogliamo, sicuramente, e quindi e noi cerchiamo di continuamente di adeguarci. Saremo costretti a sorvolare su alcune cose, non so per quanto resisterete, spero per un'altra mezz'ora ce la fate e vediamo magari di saltare qualcosa. Vai avanti. Ecco, queste sì, no. Niente, le vediamo così, sono le immagini della nostra scala, cioè non è la scala ufficiale, è un lavoro che si intitola Suoni, Spazi, Silenzi, ed è quella scala che chi vive il teatro come l'abbiamo vissuto noi, così cattura queste immagini che hanno costituito un lavoro. Ecco, qui non li abbiamo messi in fase i violini, erano così. Ecco, questo è un altro lavoro, ha portato a un'altra pubblicazione, come quello prima avete visto anche il libro della Filarmonica che celebrava il trentennale. Questo libro qualche anno fa ha preso, curato anche da Angela Baldesani per Nomos Editore, è diventato ha mostrato il nostro lavoro sui teatri, sugli spazi teatrali, perché questa è un'altra non fissazione, un'altra attenzione delle nostre che cerca di analizzare e in maniera non tra virgolette turistica i teatri, questi incredibili spazi dei teatri di tradizione che ci sono in Italia. Ricordo che la prima foto che avete visto, quella di Ornette Coleman, era all'interno del Teatro Comunale di Bologna, per cui e allora anche i festival del jazz si svolgevano tutti tranquillamente all'interno di questi spazi, quindi sono spazi importanti che fanno parte della storia, eccetera, e noi abbiamo sempre cercato di renderli appunto non in maniera formale, ma cercando di rendere l'emozione che può contrassegnare appunto quel momento in cui anche un turista, una persona va a visitare un teatro. Anzi, la nostra è una sollecitazione forte anche proprio a visitare i teatri, perché è una parte della nostra cultura e così via, ed è un'occasione anche per elaborare delle immagini non consuete. Noi abbiamo cercato di farlo in occasione sia di spettacoli, come avete visto, sia fuori e soprattutto anche all'esterno, in relazione con la città. Adesso in due parole vi dico le immagini che vedrete, e questo è un lavoro che si chiama Note Sparse. Lavorando nello spettacolo, lavorando nei teatri, lavorando con la performance, così tu fai un lavoro commissionato dal teatro, ma nello stesso tempo continui sempre a lavorare anche per te stesso, e diciamo che le nostre ricerche sono sempre state all'interno poi della fotografia di spettacolo, e quindi da questi servizi fotografici noi poi estrapoliamo delle immagini che diventano i nostri lavori più personali. Uno di questi è Note Sparse, questa è la che è anche è stata anche una performance con un pianista. Questa vi facciamo vedere molto velocemente, sono le immagini della mostra. Saltiamo il sì, e perché altrimenti non ce la faremo mai, questo lo saltiamo. Ecco, e per arrivare a un lavoro che invece vi vogliamo far vedere, adesso ve l'introduco, ed è un lavoro sul pianoforte. Allora, io e Roberto ci siamo trovati a un certo punto della nostra vita che ognuno, quando tornava da un servizio fotografico, poi ci accorgeva avevamo moltissime foto di pianoforti da solo, non con l'interprete.
Il pianoforte in fondo è questo animalone che secondo me sta anche molto bene da solo, non ha sempre bisogno dell'interprete. E allora abbiamo raccolto queste immagini, le abbiamo stampate, ce ne siamo trovate più di 100, a un certo punto ne abbiamo selezionate una cinquantina, una quarantina, e ci siamo chiesti e ci siamo detti: ma dovremmo fare una mostra. A quel punto è passata da casa nostra una cara amica scrittrice, e non solo, e che è Mara Cantoni, che vi nominavo prima, che è la persona con cui poi avevamo realizzato insieme il libro Norma, e ha detto, le ha guardate e ha detto: ma potrei scriverci qualcosa? Benissimo, io ve la sto facendo molto breve, la cosa è stata... E Mara ha riunito queste immagini, a volte ha scritto aforismi o su un'immagine o riunendo più di un'immagine, e a quel punto mancava la musica, e quindi abbiamo chiesto a un nostro caro amico, però già compositore importante, che è Ceccarelli, di comporre la musica sulle sue parole e le nostre immagini. E è uscito un lavoro, una mostra. C'è da dire però che, i testi hanno vissuto della recitazione, cioè la cosa importante è che queste parole siano diventate recitate e poi diciamo contornate di suoni e trasformate da Luigi Ceccarelli, perché sì, altrimenti e questa è sono le immagini della mostra. Però quello che vi vogliamo più che altro far vedere, molto breve, è uno spezzone di un video che è stato realizzato con immagini. Alice. Significa che tu non sia perfettamente a tempo? Sì, Giorgio, e sono d'accordo che sono in ritardo. Cos'è? Avete litigato di nuovo? No, no, e c'è un po' di 48 per via della nuova scala. Quelle in cui i bianchi e i neri hanno pari dignità. Questo sì che è politicamente corretto. Piuttosto, perché una scala? Non sarebbe più indicato un colore? Sì, bravo! Magari con qualche sfumatura di tono, Che ne dici di un poker di re? Allora ci vai al Super Festival della Regina? Santo cielo, dimenticavo! Sono passati un sacco di anni! Che ritardo, povere signorine, che ritardo! L'hai già detto, comunque sei sempre a tempo. Del resto, dove ci sono io l'accordo non si risolve. Allora non andarci affatto. Forse è meglio così. Capite la sfida di fare una cosa con una foto sola? Sì. E una voce sola? Che è quella la sua. Ecco. E questo era un esempio per farvi capire come nel lavoro professionale, cioè la foto che avete visto è stata fatta durante un altro lavoro, una cosa che non aveva nulla a che fare con questo progetto che poi si è realizzato successivamente lavorando sul materiale d'archivio. No, ecco,
qui abbiamo voluto dimostrarvi, farvi vedere alcune immagini realizzate adesso, in questi ultimi anni, al Festival di Salisburgo, all'Orchestra Cherubini. È una carrellata, perché vi parliamo di cose strane, qui parliamo proprio di foto di spettacolo. Infatti questa è West Side Story, che c'è stata adesso a Salisburgo il mese scorso, questa Bohème. Cenerentola, questa è la Bartoli durante Cenerentola, Falstaff, con maestri, è sempre Falstaff, il grande maestri che anche lui è sempre in Falstaff a Salisburgo, e queste sono i bambini del sistema hanno suonato a Salisburgo. È stata un'esperienza bellissima fotografare un'orchestra così giovane. Questi sono quegli adolescenti con un grandissimo direttore che è Simon Rattle, e qui siamo al maestro Muti, qui siamo sempre a Salisburgo. E poi seguire, cosa vuol dire seguire un'orchestra giovane come l'orchestra Cherubini, quindi le musiche poi che abbiamo seguito, quindi da quella più classica e nei luoghi diversi alla contemporanea, pop, rock, con ognuna di queste musiche bisogna porsi in modi diversi anche nel riprenderle. Sicuramente sempre bisogna non esserci, cioè fare delle bellissime foto ma non farsi vedere, non far rumore, non esistere. Questa, ecco, e qui arriviamo al progetto Musiche, che è l'ultimo, quindi siamo quasi alla fine. Questa è la copertina del catalogo che è stato pubblicato in Spagna quando facciamo questa mostra al Centro di Cultura Italiana di Madrid. E anche questo è un lavoro che accorpa e riunisce, fa confluire foto fatte da noi e che riferiscono ai diversi generi musicali. Qui ci sono due sequenze che vediamo velocemente sul pianoforte con le cose più improbabili. Questo è Jarrett dei tempi andati, questo è come si suona il pianoforte con i piedi da parte di Steve Beresford, questa è un'altra immagine, Leo Kuipers, come vedete questo è Askenasi, concerto per pianoforte e orchestra, lui direttore pianista, questo è Pollini preso dall'alto del lampadario della scala. Sì. Poi vedete che sul pianoforte si riflette il l'assito del palcoscenico. Diventa rustico. Sì. Quindi è proprio un attraversamento. Ecco, questo per esempio è su un'altra sequenza sul violoncello, e vedete la stessa tensione, una tensione simile fra l'improvvisatore e Tristan Rosinger e Rostropovich, l'azione concettuale di Franz-Marie Witti, un attore di teatro a Sant'Arcangelo con violoncello, un violoncellista dei Berliner Philharmoniker che si era comprato le scarpe nel pomeriggio ma aveva male i piedi evidentemente. Questa è una danzatrice con violoncello, questo è Yo-Yo Ma, questo invece, e da qui si passa anche al gesto del direttore d'orchestra, questo è Mazel, questo è Carlos Kleiber. Sì, e poi importante il rapporto fra il fotografo e il direttore d'orchestra, e a volte si conoscono talmente bene certi direttori che tu scegli di fotografarli quando fanno un programma invece che un altro, perché sai che io so che se devo fotografare Muti preferisco se fa Mozart o Verdi, perché fotograficamente so che può, questa è grande celibidache, che
può essere più fotografabile, diciamo. È strano il rapporto che si fa, perché in fondo il nostro compito qual è? Dare su una superficie bidimensionale e muta rendere la musica, quindi diciamo che è una sfida continua, perché rendere la musica solo attraverso un gesto alla fine, perché voi avrete quell'immagine muta, e quindi il momento in cui scatti, poco prima, poco dopo, è importantissimo, è tutto fatto di piccole, piccolissime cose che ti fanno scartare uno scatto e sceglierne un altro. Invece questa è una sequenza di muti molto geniale. Sì, siamo passati da musiche, che tra l'altro comprende come minimo 100 immagini e copre un raggio musicale veramente amplissimo, che sarà tra l'altro al Palazzo... alla Galleria Nazionale dell'Umbria a Palazzo dei Priori a Perugia dal 30 giugno al 23 settembre, ed è una mostra molto importante per noi, sarà curata da Marco Pierini. Siamo passati invece qui, scivolati sull'attimo prima della musica, perché che è stata un'altra bellissima avventura per noi, cioè quella di cercare di entrare analiticamente nel rapporto fra direttore e orchestra, e l'abbiamo fatto attraverso i più grandi direttori che abbiamo incontrato, e anche questa è diventata una mostra con un bellissimo testo di Lorenzo Arruga, e che poi parzialmente è anche confluita con alcuni esempi nel libro della Filarmonica pubblicato, se non erro, 2 anni fa. Qui siamo al termine della nostra esposizione, la chiudiamo con questo bellissimo Leonard Bernstein fotografato alla Scala. E vi salutiamo. Sì, anche se è tardi, se qualcuno ha qualche domanda da fare, per carità, se ci sono delle curiosità. Il percorso, la carrellata è stata molto molto veloce, abbiamo tralasciato tantissimo, però volevamo farvi capire, speriamo di esserci riusciti abbastanza, cos'è fotografare lo spettacolo e fotografare la musica. Silvia e Roberto di questa splendida lezione, ho il piacere e l'onore di consegnarvi le tessere del socio d'onorem della nostra associazione. Prego, prima le signore e Roberto. Ringraziare un'altra persona, perché l'ho vista attenta come una scolaretta, ed è Maria Rosa Ballo, perché per me, prima vi ho detto che ho fatto architettura, Maria Rosa è qua presente, e durante gli anni di architettura per me le immagini dello studio Ballo e Ballo sono state, per me erano una cosa irraggiungibile, qualcosa di incredibile. Quando ho conosciuto, non neanche tantissimi anni fa, 11 anni fa, Maria Rosa, immediatamente c'è stata, mi sembra, anche da parte sua simpatia. Io andavo per chiedere delle immagini del suo archivio e sono uscita un'ora dopo con dei diapositive originali dello studio Ballo, nella fattispecie erano delle foto della Mocca Vesuvio di Sozzas, e io sono tornata a casa con la borsa tenendomela stretta stretta, sono arrivata in studio e ho detto: Roberto, mettile nell'armadio blindato,
finché non le portiamo dallo stampatore non escono, perché per me il fatto che Maria Rosa ne avesse dato in mano questi originali era una cosa incredibile. Quindi grazie a Maria Rosa e grazie di averci invitato. Grazie ancora, vi aspettiamo il 9 giugno con Luca Bigazzi. Arrivederci, buona serata.